Salve. Ah, salve. Lasci che le presenti i miei amici. Ci siamo già conosciuti. Volevo dirle che mi dispiace. Oh, è proprio terribile. Spaventoso. È la più brutta notizia che abbia sentito oggi. Basta e avanza per questa e la settimana prossima. Per tutto l'anno? È peggio. È il peggior disastro a memoria d'uomo. Non è la peggiore calamità della storia del villaggio? Direi che è la più grande della storia dell'Irlanda. Il più grande disastro della storia dell'umanità. Non c'è birra. E Sean? Perché non è fuori a cercarlo? Ah, è inutile avventurarsi in una spedizione mal equipaggiata per salvare il ragazzo. In una situazione di vita o di morte, la preparazione è essenziale. Ecco perché ho fatto un salto qui. Per una pinta. Un bicchiere di birra è più importante della vita di un uomo? Stava parlando con me? A tutti voi. Sean Fitzgerald è nei guai e non potete fare altro che bere. Sean è solo andato a fare un giro con una macchina vistosa. Perché non si calma e si unisce a noi? Devo andare. Il rubinetto cigolò, scoppiettò e poi ne uscì uno zampillo di acqua arrugginita. Misi l'asciugamano sotto il rubinetto e lo impregnai d'acqua. Il gocciolio dell'acqua venne assorbito velocemente dal gesso. Sollevai dalla sabbia il solido pezzo di gesso. Sotto si era formata una perfetta copia della statua. La gettata di gesso indurito combaciava esattamente con le 5 fessure. Ci fu un forte tonfo, poi silenzio. Allora, dove sei andato ieri sera? Al McDavid's. Sono andato a bere qualcosa con Doyle e altri tipi. Ecco perché hai questa fascia oggi. Ma hai dormito? Non molto. Ho dovuto dividere la stanza con un altro tipo. Russava? Per niente. Era morto. Poi Liri mi ha svegliato nel mezzo della notte perché lo aiutassi a prosciugare la cantina. La cantina si è allagata?
Sì, un idiota aveva lasciato un rubinetto aperto. E così Pigram è sparito? Senza lasciare traccia. Ma la mia visita non è stata una completa perdita di tempo. La gemma di Pigram. La gemma dei Templari. Chiunque sia questo Jacques Marquet ne rimarrà deluso. Jacques Marquet? È il tipo che avrebbe dovuto andare a prendere la gemma da Fitzgerald. Che piani hai? Voglio scoprire chi, cosa o dov'è Montfaucon. Non devo far altro che scoprire il nome e l'immagine di un impiccato. Guarda, Nico, una manciata di gesso. Sì? Ma perché gli uomini non crescono mai? Hai problemi, sorellina? Le tue tasche sono piene di robaccia come se fossi un bambino. Non si sa mai. Anche le cianfrusaglie possono diventare utili. Non posso starmene seduto qui tutto il giorno, anche se mi piacerebbe. Va bene, non dimenticarti di cercare Lubinot al Krum Museum. E perché non provi a sentire se Rousseau ha sentito qualcosa? Va bene, posso fare nient'altro per te finché sono fuori. La spesa? Un salto alla lavanderia? No, grazie.